di Falco, all'8 Obelisco di Fa, al 9 Onice Font. È subito valido il primo segnale con veloce dalla corda all'Olimpia Win SM, che affronta da leader la prima curva nei confronti di Marcel, poi all'esterno il numero 6 Off US, quindi dal secondo nastro prova a risalire Onice Font. La terza posizione alla corda è invece per il numero 3 Penelope S davanti a Innocenzo Duke. Si va così di fronte per i primi 400 metri dopo la frazione iniziale, 31,5 per il leader che continua a condurre Olympia Win SM, che affronta adesso la seconda curva con il gruppo che cerca un po' di compattarsi per giungere un po' al ridosso di quelli soprattutto del primo nastro. C'è il numero 1 Parker Run per linee esterne e il gruppo che si va disponendo in pariglia con Onice Fonte che è dietro a Parker Run, e quindi a chiudere il gruppo il numero 8 di Obelisco Diff. Si va davanti alle tribune con Olympia Win sempre al comando nei confronti di Marcel, e il chilometro viene via in 1.17.9, quindi andatura tutto sommato blanda, figlia probabilmente anche della pista un po' allentata, comunque gruppo abbastanza compatto. Quando mancano grosso modo 800 metri al traguardo, la terza posizione sempre per il numero 3 Penelope S che precede Innocenzo Duke. Quando siamo ora di fronte ai 600 conclusivi con la frazione 400 metri che va dal palo a metà della dritta di fronte, percorsa in 31,3. Prova ora ad accelerare la leader quando siamo ai 500 finali con sempre Olympia Win al comando nei confronti di Marcel. Ora si è scoperto dalla corda il numero 1 Parker Run. Quando siamo adesso a metà dell'ultima curva si muove per linee esterne anche Panna di Girifalco, c'è stata la rottura per Onice Font, con Olympia al comando si sposta Marcel che cerca ora di andare all'attacco, Panna di Girifalco è più dietro, poi ancora il numero 3 di Penelope S, ma intanto Marcel che serra nei confronti di Olympia Win, Marcel che nel finale viene a concludere su un Olympia Win e ancora Penelope S. 2:33.6 per Marcel, Giampaolo Minnucci alla guida, che nel finale ha atteso proprio la metà della dirittura d'arrivo per spostare la corda dopo aver seguito tutta strada la leader in Olympia Win SM, e appunto negli ultimi metri ha disposto dell'avversario in maniera tutto sommato anche abbastanza evidente, come testimoniano le immagini che vedono il numero 4 al primo posto davanti al numero 5 in Olympia Win SM e al numero 3 Penelope S per un secondo e terzo posto di coppia di allenamento.